Willie Boy Johnson collaborava da anni con l'FBI, ma nessuno lo sapeva. Lo avevamo tenuto segreto. Abbiamo chiesto a Diane Giacalone di non incriminarlo. Ho detto ai miei capi, dobbiamo fare qualcosa per impedirlo. Se si viene a sapere che è un nostro informatore, Gotti lo farà uccidere. Willie Boy Johnson non era soltanto un informatore, ma anche un violento criminale, coinvolto in alcuni dei reati più efferati commessi dagli uomini di John Gotti. Non potevamo rimuoverlo dal registro degli indagati. Avrebbe significato far crollare l'intero caso. Con grande orrore dell'FBI, nell'aula del tribunale, Diane Giacalone ha spiegato al giudice che chiedevamo la custodia cautelare per uno degli indagati perché era un informatore da 15 anni. They call him Willie Boy. He is sitting next to John Gotti, but he is far, far from close. È stato uno shock. Gotti gli era seduto accanto. È stata una scoperta orribile. Willie Boy era con noi da anni. Era un'ottima risorsa. Conosceva tutte e cinque le famiglie. Quando Willie Boy è stato preso in custodia, Gotti gli ha lanciato uno sguardo. Omicida. Nessuna compagnia assicurativa gli avrebbe stipulato una polizza sulla vita. Non abbiamo agito a cuor leggero, ma era necessario farlo. Sapevamo che aveva poche speranze di vivere ancora a lungo. L'FBI garantiva l'anonimato a tutti i suoi informatori e Diane Giacalone aveva infranto quella promessa.